Così tanta affluenza il primo weekend non se la dimenticheranno tanto facilmente a Sant'Angelo in Vado, dove ieri si è aperta ufficialmente la 55esima edizione della Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato delle Marche, la più antica della regione e seconda in Italia solo ad Alba. A renderla 2 giorni ancora più bella ci ha pensato il sole, che ha consentito a migliaia di persone di affollare il borgo dell'Alta Valle del Metauro, attirati dal profumo del Tuber Magnatum Pico, eccellenza che solo nei boschi di Sant'Angelo in Vado cresce così generoso e che da queste parti è giustamente considerato un re. Come di consueto, ricco è stato il parterre di ospiti che non sono voluti mancare al taglio del nastro, avvenuto al termine dell'Inno di Mameli suonato dalla banda cittadina, ai piedi della residenza municipale, proprio al centro di quel giardino degli amori segreti, ricostruito perfettamente in mezzo al paese, che è un po' l'emblema del taglio dato alla mostra, un evento green dove ambiente e territorio sono i principali protagonisti. Sul palco centrale di Piazza Umberto I hanno poi preso la parola il padrone di casa, il sindaco Gianalberto Luzzi, il presidente della regione Luca Ceriscioli e il vicepresidente e assessore regionale all'agricoltura Anna Casini, che oltre a parlare di strada del tartufo, tartufo tutto l'anno e riapertura di Bocca Trabaria, hanno ribadito il concetto che la qualità vince sempre, e di questo Sant'Angelo in Vado può definirsi un precursore, avendo avuto 55 anni fa l'intuizione e l'intelligenza di farsi conoscere grazie ad un tesoro che pochi hanno la fortuna di veder crescere nei loro territori e che col tempo si è fatto testimonial del brand Food Mark in tutto il mondo. Il tour delle autorità, tra cui il prefetto Carla Cincarilli, il consigliere regionale Biancani, il direttore di Confcommercio Pesaro Urbino Varotti e una quindicina di sindaci del territorio, è poi proseguito in tutto il borgo, con un saluto ai commercianti di tartufo in corso Garibaldi, ospiti di meravigliose casette in legno dell'azienda Wooden Houses, con arredi in cartone della ditta Di Battista, due realtà che hanno sposato il concetto di mostra ecosostenibile organizzata in un'ottica di rispetto per l'ambiente. I laboratori romani della colonia Julia Panestris, il concerto di Davide Grilli, lo show cooking dello chef ipovedente Antonio Ciotola e le 7 mostre permanenti allestite in tutto il centro hanno completato la 2 giorni che ha visto arrivare a Sant'Angelo in Vado anche tantissimi turisti, pronti ad invadere nuovamente il paese anche il prossimo weekend, quando in programma c'è il Motoraduno Internazionale. Ovviamente, anche se forse è scontato dirlo, sold out ristoranti, locande e taverne dove il tartufo compie l'ultimo processo di esaltazione, arrivando a impreziosire le tavole e a soddisfare i palati.